a Caffè Italia. Il tè delle 5. Ogni settimana, il lunedì pomeriggio, Caffè Italia apre la sua sala da tè. E a che ora la apre? Beh, secondo la tradizione, la apriamo alle 5 per offrirvi appunto il tè delle 5. E cosa succede in una sala da tè? Beh, ovvio, si aspetta che il tè in infusione nella teiera sprigioni il suo gusto, la sua fragranza, e poi si conversa. Ciao, come stai? Cosa hai fatto oggi? Da quanto tempo non ti vedo? Si parla di tutto un po', a volte anche di libri. Bentrovati da Dario Albertini. È quello che facciamo noi, e lo facciamo qui, al tè delle 5, ma anche nella pausa a caffè che vi offriamo, alla quale vi invitiamo il mercoledì ancora per 4 puntate, oltre questa e quella che uscirà, per quanto riguarda la pausa a caffè, fra 2 giorni. E parliamo proprio di libri, ma parliamo anche di librerie. Tra le cose che dico spesso, oh mamma mia, mi ripeto, c'è che non mi piace parlare in modo retorico di taluni eventi, grandi eventi, meravigliosi eventi o anche eventi luttuosi, tipicamente come quando ci lascia un grande artista, musicista, pianista, uomo di spettacolo in genere. E non parlerò in maniera retorica neanche oggi della vita e della sorte di tante librerie. Vi voglio leggere un post pubblicato il 7 febbraio di quest'anno, il 2023, sul profilo Facebook della Libreria dei Piccoli Rimedi di Chieti. Vi dico subito che ora che andiamo in onda, questa libreria ha chiuso i battenti. E quel giorno scrisse così: tra un paio di mesi la Libreria dei Piccoli Rimedi chiuderà. È una scelta sofferta e presa a malincuore. Tutti voi sapete quanto cuore ci abbiamo messo qui dentro, ma nonostante questo è una scelta obbligata. Siamo comunque certi che il mondo dei libri sia il nostro mondo e, in qualche modo, abbiamo la speranza che troveremo il modo per continuare a consigliarvi a distanza. Così come è sicuro che continueremo con i nostri prodotti fatti a mano, parentesi, di questo vi parlo dopo, e personalizzando tutto ciò che vi viene in mente. Però, se in questi 3 anni almeno un nostro consiglio è stato super azzeccato, se ogni tanto vi abbiamo fatto sorridere, se da noi siete riusciti a trovare il regalo perfetto, se il caffè insieme è stata una pausa piacevole, se per Natale avete ricevuto un regalo preso qui da noi, se magari non siete mai entrati almeno una volta, la nostra vetrina vi ha fatto abbozzare un sorriso, se in questi 3 anni c'è stato almeno un momento gradevole che vi ricorda la nostra piccola libreria, allora perché non passate a supportarci dandoci una mano anche con un piccolo acquisto? Questo era il post. Io sono sul profilo della Libreria dei Piccoli Rimedi, l'ultimo post è del 9 di maggio del 2023. La Libreria dei Piccoli Rimedi, nel post si parla di articoli fatti a mano e mi limito al riguardo a dirvi perché Libreria dei Piccoli Rimedi, perché a ogni libro veniva unito un pensiero, un piccolo rimedio per quasi tutte le circostanze della vita. Ora c'è un'indagine dell'ALI, l'Associazione Librai Italiani, che in base ai dati del 2022 ha espresso delle previsioni ottimistiche. Io ho davanti a me un articolo pubblicato sul sito della Confcommercio che titola così: librerie indipendenti migliorano
ricavi e fiducia. Ora, avevo detto che come consuetudine non vi avrei parlato in termini retorici in questo spazio. Noi cosa facciamo? Beh, facciamo poesia, proviamo a regalarvi un sogno mentre sorseggiamo insieme una tazza fumante di tè. Sta di fatto però che nonostante le più ottimistiche delle previsioni, le librerie indipendenti e anche qualche media o grande libreria, vuoi per gli alti costi di gestione, vuoi per scarsi ricavi, sta chiudendo. Io vi ho citato la libreria dei piccoli rimedi perché 3 anni di vita sono davvero pochi e c'è da chiedersi il come e il perché un'idea originale abbia dovuto cedere a quello che evidentemente è l'andamento del mercato. Ma notizia di questi giorni, proprio pochi giorni prima della realizzazione di questo episodio, molto più a sud di Chieti, è stata annunciata la chiusura della libreria delle edizioni paoline che si trova in pieno centro storico di Agrigento. Quella Agrigento che è stata designata capitale della cultura del 2025. Chiusura perché? Per la stessa ragione, eccessivi costi di gestione e scarsi ricavi. Non parlo dei primi, perché mi dovrei avventurare lungo un percorso frastagliato, difficile, dovremmo entrare nel merito delle varie leggi sull'editoria. No, non è quello che facciamo, sicuramente non lo facciamo in questo spazio, ma se invece si parla di bassi ricavi, significa che tutti parliamo di libri, mi metto in gioco anch'io, ma poi in libreria ci andiamo veramente poco. Allora, io non posso che rivolgere un abbraccio ai due titolari della libreria dei piccoli rimedi di Chieti, non posso che rivolgere un abbraccio ai gestori della libreria delle edizioni paoline di via Atenea ad Agrigento e augurarmi che abbia ragione l'Associazione Librai Italiani. Vorrebbe dire che tutto quello che stiamo vivendo è semplicemente un brutto sogno. Ma torniamo in libreria, sì dai, torniamo in libreria e torniamo nei libri. Già qualche giorno fa, qualche settimana fa, vi avevo parlato della storia di un libraio, Il libraio di Venezia, un romanzo di Giovanni Montanaro pubblicato da Feltrinelli. Oggi vi parlo di un altro libro, nuovo anch'esso, che racconta ancora una volta la storia di un libraio, no, anzi due librai. Il libro si intitola Siamo scritti a matita, è di Fausto Brizzi ed è in libreria per Longanesi. È una storia toccante, toccante come tante delle storie che possiamo trovare in libreria, perché quante storie, pensate, contiene una libreria? E quante storie contengono due vite? Se poi quelle vite vengono raccontate al crepuscolo, su due comode poltrone sistemate in mezzo agli scaffali di una vecchia libreria, è facile perdere di vista i confini e chiedersi cosa nasca dalla fantasia e quale invece sia la vera realtà. Seduti su quelle due poltrone, circondati da libri, ci sono due anziani signori, Alfredo e Betta. Una coppia di irriducibili librai vecchio stampo alle prese col momento più difficile del loro amore. No, non è la storia di una libreria che chiude. Betta soffre di Alzheimer e non ricorda più nulla di quello che ha vissuto con Alfredo.
E così Alfredo le racconta la storia della loro vita, sin dal giorno in cui si sono incontrati. Un'esistenza avventurosa, puntellata da tanti avvenimenti speciali, così tanti che il racconto di Alfredo non sembra essere veritiero. 3 episodi di spionaggio, scenari esotici e scelte che si intrecciano con il destino del mondo. Sembra che la fantasia del libraio sia fin troppo alimentata dai suoi amati romanzi. Sembra. Perché mentre continuiamo a seguire Alfredo e a commuoverci per l'amore con cui accompagna per mano sua moglie, riempiendole la memoria di vita, avventure, meraviglia e felicità, si fa strada in noi lettori, è successo anche a me, un altro dubbio. E se invece non fosse tutto inventato? Questo romanzo di Fausto Brizzi ci propone una storia di commovente leggerezza, una storia di fragilità, una storia di amore senza fine e di scommessa sul futuro, nonostante tutto. Curiosi? Ve lo dico in anticipo, è da leggere. Io, come sempre, dando un'occhiata al tempo che ho ancora a disposizione, voglio leggervi qualcosa. Come sempre, qualche riga, per non anticiparvi troppo e per non spoilerare, come si dice, l'essenza di questo romanzo. Dice così: il secondo mestiere più bello del mondo è il libraio, tallonato dai sempreverdi giocattolaio e pasticcere. Al quinto posto c'è il giornalaio, che è una variante del libraio, più esposta alle intemperie e purtroppo in via d'estinzione. Al sesto, il gelataio, che è un pasticcere specializzato, degno di una sua indipendenza nel medagliere. E al settimo, l'astronauta, professione decisamente più pericolosa e meno accessibile ai più. Questa classifica, in barba alle mode del momento, è immutata da oltre mezzo secolo e le professioni più moderne non riescono ancora a insidiare le posizioni di testa. Solo per curiosità va segnalato infatti che l'influencer è, inaspettatamente, relegato al 19° posto e l'opinionista addirittura al 73°, dietro anche al notaio e al podologo. All'ultimo posto va precisato, solo per completezza di informazione, perché la palissiano, c'è il dentista, fanalino di coda fin dai tempi degli antichi egizi. Ecco, Alfredo, il protagonista di questa storia, è proprio un libraio, proprietario di un minuscolo ma fornitissimo negozio a Bocca d'Asse, un incantevole borghetto di Genova affacciato sul mare e noto per le sue case colorate. Se vi avvicinate e provate a scrutare attraverso la vetrina un po' offuscata della sua bottega, è quasi certo che lo vedrete chino su una stremata Olivetti lettera 22, appoggiata sul bancone, invaso da volumi di ogni età. E sì, perché Alfredo non solo vende libri, ma, come scoprirete tra poco, li scrive. Io spero di aver suscitato la vostra curiosità. È un libro che, come dicevo prima, davvero commuove. È un libro che racconta una storia come tante e sicuramente non sconosciuta nei suoi tratti generali, ovviamente, alla gran parte di noi. Il romanzo di cui vi ho parlato è di Fausto Brizzi. Si intitola Siamo scritti a matita. Lo trovate in libreria, pubblicato da Longanesi. Dario Albertini vi ringrazia per l'ascolto, vi ringrazia per aver condiviso questi 15 minuti circa e si augura che continuerete a gustare la vostra tazza di tè con noi, pensando a quale sarà la libreria dove vi recherete, pensando con affetto a quello che è il vostro libraio di fiducia e con la voglia, mi auguro, di tornare ad ascoltarci su Caffè Italia. Perché anche oggi, come sempre
e sempre di più ci piace fare, abbiamo raccontato una storia. Alla prossima puntata.